Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. In un'edizione tanto fiacca come per ora si è dimostrata nelle prime 7 puntate, uno scoop di un flirt con un attore hollywoodiano equivale alla scoperta dell'oro per Alfonso Signorini, che ha quindi potuto attingere dai fitti archivi del fornito Chi. Al GF 2023 ne ha parlato con Beatrice Luzzi, lei ha confermato. La concorrente, nel bene e nel male la più chiacchierata dentro come fuori dallo spiato appartamento di Cinecittà, ha confermato, ma senza fare il nome del grande attore in questione. Rispetto e privacy prima di tutto, non per Alfonso Signorini che dopo ha spiattellato identità e foto. Beh, hai capito Beatrice Luzzi. Beatrice Luzzi, la rivelazione sulla relazione con l'attore famosissimo. Forse non esattamente una relazione, ma piuttosto un flirt. Nato sull'asse Hollywood Cinecittà. Perché magari si può pure finire per incontrarsi a Ischia. Magari nel mese più promettente dell'estate, a giugno, si legge sul settimanale di Gossip, di cui Alfonso Signorini è direttore editoriale. Si incontrano per caso e Beatrice è forte sulle lingue, ha trascorso periodi all'estero. Lui è magnetico, lei pure. Il bacio? È naturale conseguenza. Lei finisce per accompagnarlo pure su un set, lui deve fare delle foto, continua a seguire. La star di Vivere avrebbe vissuto un flirt con Gerard Butler che al tempo stava diventando qualcuno nel cinema Stelle e Strisce. Quando si incontrano corre velocissimo il 2004, lui è il Terry Sheridan al fianco di Angelina Jolie in Tomb Raider. Lei dalla sua, sull'onda del successo di Vivere, è approdata a recitare in una pellicola di Guy Ritchie, si legge inoltre. Breve ma intenso, la stessa estate lui ha frequentato Chiara Conti, mentre lei ha conosciuto il padre dei suoi figli, Alessandro. Beata, belli insieme, sogno. Scrivono i fan. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.